Oggi per lo sport in rosa, ricordiamo oggi 8 marzo, Veste della Donna, per questo evento che si tiene qui alla Partenope incontriamo Chiara Carratù, campionessa di sci. Chiara, raccontaci un poco il tuo percorso. Allora, inizialmente volevo ringraziare per aver avuto questa grandissima opportunità di poter rappresentare lo sport campano, anche se con una disciplina così atipica, diciamo, per questa regione, in quanto sono sportiva di sci alpino. Per adesso sono infortunata, quindi quest'anno non ho potuto disputare le gare del mio circuito, però generalmente l'anno scorso ho partecipato a delle gare di Coppa Europa perché sono stata aggregata con la squadra binazionale, anche se a causa dell'emozione non sono andata benissimo, diciamo, rispetto alle mie avresti... Sì, esattamente, anche perché mi pongo traguardi abbastanza lontani. Però sono riuscita a conquistare comunque 2 medaglie alle Universiadi, in quanto ho corso soprattutto per la facoltà di scienze motorie appunto della Partenope, che ospita e patrocina questa giornata dell'8 marzo dello sport in rosa. Cosa senti di dire rispetto, spesso sai, si gioca un po' su questa festa dell'8 marzo, no? Mentre invece c'è un motivo molto profondo. Per te la donna deve essere festeggiata solo oggi o secondo te dovrebbe essere omaggiata ogni giorno? Ma sicuramente omaggiata tutti i giorni, però io sono più per una parità spudorata dei sessi, nel senso che a me a prescindere se uomo o donna bisogna lottare e basta, così come lotta l'uomo così dovrebbe lottare la donna senza avere scuse di essere donna per questo. Certo, ognuno con i suoi mezzi perché le disparità sono tante, però siamo arrivate fin qui, perché non andare oltre? Noi ti ringraziamo e ti auguriamo per l'anno prossimo, insomma, appena ripresa questo piccolo infortunio, di tornare più presto e più brava di prima. Sicuramente, grazie mille. Ciao. Ciao. Siamo con Nunzia Tessitore in occasione dell'evento Sport in Rosa. Si è parlato non soltanto di sport, si è parlato anche di difesa personale. Difesa personale che le donne, da quanto ho potuto vedere, è sicuramente un aspetto fondamentale. Siamo con Nunzia Tessitore, che ha vissuto appunto questa esperienza, che l'ha portata poi al club Krav Maga e insomma, ad avere queste lezioni per una tutela personale, per la difesa personale. Se ci può raccontare brevemente è anche questo suo passaggio poi in palestra. Niente, subendo questa rapina, ovviamente io, come dicevo prima, non sapendo come comportarmi, che tecniche usare, ho reagito come potevo, avendola peggio, perché alla fine sono stata colpita più volte anche con calci in faccia, ho avuto varie fratture, vari interventi, è stata comunque molto molto traumatica, al punto che io per un anno intero non sono uscita più di casa, e se lo facevo costretta a farlo in compagnia. Per puro caso, accompagnando mia figlia in palestra, mi hanno parlato di questo corso di autodifesa, mi sono avvicinata ero abbastanza suscettibile alla fine, però già dalle prime volte, entusiasta del tutto, ho iniziato a fare questo corso. Alla fine oggi sono quella che sono, non ho più paura, non ho più terrore né di uscire né di entrare, di notte, di giorno, insomma sono abbastanza tranquilla, perché adesso so, con le tecniche che ho acquisito, come comportarmi alla fin fine, in qualsiasi tipo di aggressione, che sia dallo stupro alla rapina e ad altro, insomma. Perfetto, quindi non soltanto un aiuto dal punto di vista fisico, ma un aiuto anche dal punto di vista psicologico. Sì, è stata dura, tanto dura, ne sono uscita per più di un anno praticamente. E oggi, torno a ripetere, oggi sono serenissima, sono tranquilla e serena. Noi abbiamo visto delle tecniche praticamente nell'auditorium e chiamavo Moreno, che è una delle tante tecniche con Moreno, sempre del club Krav Maga, eravamo interessati, siamo una televisione di strada, potremmo addirittura fornire alle persone che appunto vivono la città e scendono per strada quotidianamente, quale potrebbero essere ad esempio alcune tecniche di difesa. Quindi vi lascerei un attimo se potete mostrarci una tecnica. Vai. Vedete un po', quale potrebbe essere la tecnica dello scippo, se non sbaglio. Perfetto. Perfetto, perfetto. Perfetto, perfetto. Perfetto, la faccio. Poi la facciamo a velocità normale. Sì, attenzione naturalmente. Prendo, tiro a me e vado giù, lo mando giù in questo modo. Non è finzione, per carità. Oppure come capita spesso magari nei locali, che ti prendono per un braccio, cercano di tirarti, a questo punto qua lo tiro a me scritto e lo mando giù in questo modo, mandando la parte più dolorosissima di ogni essere umano. Sì, naso. Quindi Rot TV oggi inizia un suo corso di lezioni di tutela per chi vuole
scendere tranquillamente per strada, chi meglio di noi può darla, naturalmente grazie alla collaborazione del club Krav Maga, grazie a Nunzia e grazie a Moreno. Grazie a voi. Buona giornata. Buona giornata a voi.